18enne di Venafro, pregiudicato per una serie di reati che vanno dal furto allo spaccio di droga, dalla violenza sessuale al danneggiamento, dalle minacce ad altri reati contro la persona, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Il giovane, che nel recente passato si era reso protagonista di una serie di furti, nonché di spaccio di eroina, cocaina e hashish, che vendeva ai giovani del posto, è stato rintracciato questa mattina presso la sua abitazione. È qui che gli uomini dell'arma hanno dato esecuzione al mandato di cattura emesso dalla competente autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, per il trentenne venafrano si sono aperte le porte del carcere di Ponte San Leonardo. 150 milioni di euro per lavori pubblici in Molise, così ripartiti: 111,5 per la viabilità, 32 milioni per il sistema idrico e 13 milioni per il sistema depurativo e fognario. Risorse distribuite su 236 gare portate a termine. Sono i dati forniti dal presidente della regione Paolo Frattura e dall'assessore ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni nell'ambito delle risorse FSC Par Molise 2007-2013. I lavori dovevano essere necessariamente aggiudicati entro il 30 giugno scorso, pena la perdita delle ingenti risorse. Il raggiungimento dell'obiettivo avrà anche una valenza, al momento non esattamente quantificabile, in termini di maggiore occupazione in regione. Questi sono i fatti e da qui il Molise riparte. Oggi questa scommessa è stata vinta, ha affermato il governatore. I lavori dovranno essere completati entro dicembre 2018. Una delle maggiori criticità che affliggono il Molise è certamente la disoccupazione giovanile. A confortare, si fa per dire, questa asserzione, i dati di un'inchiesta condotta dal Corriere della Sera, secondo cui in Molise i giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano rappresentano il 29,2% del totale. Sul gradino più alto del podio per il poco lusinghiero primato, altre regioni del sud. Solo Campania, Calabria, Basilicata e Sardegna hanno percentuali peggiori. In Campania addirittura il 36,4% dei giovani è inattivo. Facile comprendere il significato di questi dati. Se non si riuscirà ad invertire la tendenza, il Molise, le regioni prima citate e l'Italia tutta non potranno avere un futuro che possa definirsi dignitoso. Progettare insieme la scuola rappresenta un arricchimento formativo essenziale per il percorso didattico e culturale dei nostri giovani. Sono le parole del sindaco di Santa Croce di Magliano D'Ambrosio alla presentazione del seminario di architettura partecipata che si terrà da mercoledì 13 luglio a domenica 17. Una 5 giorni che coinvolgerà enti, associazioni, docenti, studenti e famiglie e servirà a progettare all'insegna della condivisione il nuovo polo scolastico dell'Istituto Raffaele Capriglione. La costruzione del plesso resa possibile con i fondi del bando INAIL Scuole Innovative, 52 le scuole destinatarie delle risorse in Italia per complessivi 350 milioni di euro, alla scuola di Santa Croce di Magliano destinati 3 milioni di euro. A Termoli, con la stagione turistica entrata, è proprio il caso di dire, nella fase più calda una delle esigenze in capo al settore competente dell'amministrazione civica, quella di garantire adeguate condizioni di controllo e sicurezza sulle strade urbane interessate da un incremento del traffico veicolare. Dunque anche per l'estate in corso si rinnova l'assunzione a tempo dei vigili estivi, tratti dalla graduatoria con validità triennale. Se i numeri saranno quelli degli anni precedenti, l'organico della municipale dovrebbe arricchirsi di 11 stagionali.